Suona come profetica o di chi comunque aveva sentore del problema la richiesta che a luglio il presidente dell'ente Gondra, Nicola Falconi, aveva fatto all'Avvocatura Civica di poter sottoporre i POPE al test alcologico e tossicologico. Una domanda che nasce da un'esigenza di trasparenza, spiega, per una categoria troppo spesso definita come una corporazione chiusa. Si è trattata di una ipotesi profetica quella che fece a luglio, o forse in qualche modo una richiesta che ha avanzato l'Avvocatura Civica perché aveva sentore che qualcuno, insomma, magari potesse abusare di sostanze inadeguate per chi poi guida un mezzo pubblico? No, beh, è stato un fatto estremamente oggettivo e devo dire che devo ringraziare i media che quando c'era stato a fine giugno e poi ai primi di luglio qualche episodio un po' curioso di intemperanze, fatti che non riguardavano l'esercizio dello spazio normale, a quel punto i media, la stampa mi aveva chiesto: ma voi prevedete qualche controllo, eccetera? E devo dire che io, insieme al Consiglio di amministrazione, non abbiamo messo la testa sotto la sabbia e abbiamo subito fatto una riunione per discutere di questa materia. Riunione poi fatta anche d'intesa con l'assessorato ai trasporti del Comune di Venezia, ha sortito la mia lettera all'Avvocatura Civica del Comune di Venezia, chiedendo lumi normativi, giurisprudenziali, giuridici, perché pur esercendo trasporto pubblico locale, i nostri gondolieri, che sono ditte individuali e sono lavoratori autonomi, non dovessero essere soggetti a questo tipo di test sanitari, che invece, in base al decreto legislativo 81 del 2008, i lavoratori del trasporto pubblico locale dipendenti devono sostenere. Un'onta che inevitabilmente si getta su tutti i gondolieri, il cui rigido codice di appartenenza, che vieta ad esempio l'accesso alle donne, dovrebbe essere ripulito da azioni ben più gravi. Fatto è, non è grave, è gravissimo. Io ritengo che sia un caso isolato, voglio sperare, e noi come commissione disciplina che abbiamo all'interno dell'ente non possiamo entrare nel merito dell'inchiesta in corso, che ovviamente ha la precedenza e la priorità. Sicuramente però io mi sono sentito con l'assessore ai trasporti e la nostra linea sarà quella della fermezza. Noi porteremo il caso alla commissione disciplina del 24 settembre, che era già prevista come riunione, non c'era questo caso, lo porteremo perché comunque, test o non test, nessuno può permettersi di portare del pubblico, dei passeggeri, nelle gondole da nolo, men che meno nei traghetti da parata, e non essere in condizioni di piena